Salve a tutti, sono Brian Farey e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con le notizie che provengono dall'Ultimania. Abbiamo già visto vari pezzi di questa seconda intervista a Naoki Hamaguchi, Teruki Endo e Motomu Toriyama. In questa settima parte vedremo gli ultimi tre punti, ossia il punto 4, 6 e 7. Se volete recuperare i precedenti, recuperate i video precedenti. Vi ricordo e vi sottolineo come le informazioni all'interno di questa intervista potrebbero definirsi spoiler, quindi è consigliato vederli dopo aver finito il gioco o se non ve ne frega nulla. È consigliato anche vedere i video precedenti, sia per avere la completezza di questa intervista, sia per avere una comprensione più globale di tutto quel che riguarda l'Ultimania di Final Fantasy VII. E quindi iniziamo. Intervista del 19 marzo ad Hamaguchi, Endo e Toriyama. Punto 4. La ragione per cui i gatti del Sector 7 hanno una qualità così alta è... C'è qualcosa dell'originale che vi è dispiaciuto non poter inserire nel remake? Hamaguchi. In realtà non c'è molto delle cose che volevamo aggiungere ma che abbiamo dovuto abbandonare. Più che altro mi sento come se avessimo ricreato la densità di Midgar aggiungendo diverse cose che potreste non aver notato nell'originale. Toriyama. Mi sarebbe piaciuto aggiungere la parte in cui Cloud spiegava le cose in maniera antipatica alla Beginner's Hall. Ride. Di solito faccio la risata, però qua non sono riuscito a farla spontanea, mi spiace. Ma più che altro la Beginner's Hall c'è nel gioco, ma non funge più da Beginner's Hall. È una meccanica old school avere un luogo dove ti spiegano tutte cose. Ormai i tutorial sono integrati all'interno del gioco. È ovvio che nel mentre lì era Cloud a spiegare in maniera per l'appunto antipatica le meccaniche di gioco. C'è un motivo per il quale non si può scendere nel nascondiglio degli Avalanche sotto il Seventh Heaven? Toriyama. Rispetto all'originale, il Cloud è molto distante da Avalanche all'inizio e c'è una parte dopo la distruzione del reattore del settore 1 dove si separano per un po'. Considerando ciò, abbiamo deciso che ci fossero meno motivi per ricreare la scena in cui entra nel nascondiglio. E lo capisco. Però fammela vedere comunque. Giusto prima di entrare nel dolce miele, c'è una frase nel gioco originale che dice: sembra che io debba entrare per completare il mio travestimento, che è stata tagliata pure. In giapponese la frase dice: qualcosa qui dentro mi aiuterà a vestirmi da donna, lo so, e tra l'altro è una frase molto famosa, looks like I need to go in to complete my disguise, perché nella versione PS1 era buggata, si ripeteva due volte. Toriyama. L'originale non aveva il doppiaggio, quindi avevamo molte frasi che spiegavano la situazione o lo stato mentale dei personaggi, ma grazie al doppiaggio abbiamo dovuto rivedere tutto, rimuovere o riscrivere molte linee di dialogo. Nell'originale alla mention di Corneo c'era una possibilità che lui potesse scegliere Erif o Tifa come sua moglie. Questa volta sceglie sempre Cloud, giusto? Hamaguchi. Sì, penso che l'originale faccia meglio, ma a causa di quanto sforzo abbiamo messo per portare il World Market alla vita, avere tutte e tre le scene avrebbe incrementato di molto il nostro carico lavorativo. Abbiamo deciso che concentrarci ed avere solo la scena con Cloud, mentre aggiungevamo una nuova sezione con Tifa ed Erif, era la cosa migliore. C'è anche un cantante blues, Enka in giapponese, nel World Market che non c'era nell'originale. Hamaguchi, è qualcosa che voleva aggiungere Toriyama. Toriyama, anche nell'originale il World Market era unico, non solo per Midgar, ma per l'intero mondo di Final Fantasy VII, quindi questa volta volevo aggiungere qualcosa che sfondava ciò. Mentre pensavamo a cosa fare, pensai al karaoke set nel bar dell'originale. Sentivo che l'unica cosa che potevamo fare era avere qualcuno che cantasse, quindi abbiamo inserito un cantante blues fuori contesto. Ero preoccupato sull'ok o meno di Nomura, ma lui disse che non c'erano problemi. E quando si è preoccupato se Nomura deve darti un ok vuol dire che è un'idea davvero strampalata. Hamaguchi. C'era qualcosa che volevo davvero aggiungere. Durante lo sviluppo, quando realizzammo la scena in cui appare un gatto, il modello non era ancora completato, quindi ci fu un momento in cui avevamo un modello davvero grezzo del gatto. Amo davvero molto i gatti, quindi pensai tra me e me, non c'è modo che io possa rilasciarlo così. E diedi ai modellatori un'immagine del mio gatto e gli dissi di farlo per me. Grazie a ciò realizzarono un modello di gatto di qualità elevatissima. Durante la scena di sobborghi a settore 7, a casa di Jesse, ci sono tre gatti che camminano su una staccionata e l'American Shorthair, super dettagliato, è il mio gatto. Toriyama. Per un po' nello sviluppo quel gatto sarebbe dovuto essere in diversi luoghi. Ad un certo punto, quando si ritorna nel Sector 7 e Wedge prende i suoi gatti, erano mischiati, ma Hamaguchi mi disse: questi tre gatti sono fratelli, quindi sarebbe stato strano avere un gatto che sembra diverso dagli altri. E quindi dovetti cambiarlo. Hamaguchi. Era così dettagliato che lo staff che realizzava le cutscene voleva utilizzarlo. Durante le scene in cui incontri Erif col vestito rosso, le persone in carico alle cutscene
Mi chiesero se potessero utilizzarlo, ma se l'avessero fatto il mio gatto sarebbe andato ovunque, quindi ho chiesto espressamente di non usarlo altrove, visto che è un gatto che vive nel Sector 7. Ride. Anche qui non sono riuscito a farlo spontaneamente. Parte 6. Fondere un sistema profondo di combattimento action con l'ATB Command Based. Per il remake il battle system è più action oriented rispetto all'originale. Qual era il vostro obiettivo? Hamaguchi. Nell'originale, quando i nemici appaiono sul campo, si viene spostati su un field specifico, ma per il remake era pianificato di rendere Midgar più reale, quindi se le battaglie non fossero state in tempo reale, ciò avrebbe ucciso l'immersione del giocatore. D'altro canto, il sistema ATB che Final Fantasy utilizzava permetteva un più alto livello di strategia. Quindi abbiamo combinato il combattimento action con la modalità tattica dell'ATB, che in giapponese si chiama Wait Mode, proprio come la modalità specifica Wait, che viene l'ATB del set originale, in cui c'è Active, Wait e Recommended. Ed è uscito fuori quello che abbiamo adesso. Mantenendo le idee principali dell'ATB ed inserendole all'interno di un sistema basato sull'action, abbiamo potuto puntare ad un battle system che aveva gli elementi dell'originale, ma con un feeling diverso. Endo. Abbiamo provato a realizzarlo in modo che, anche se gli elementi del combattimento in tempo reale fossero aumentati, avrebbero ancora richiamato l'originale. Quando si realizzano giochi puramente action, il farcela richiede di migliorare le proprie tecniche e fare decisioni al volo in una battaglia. Quindi provare ad unire ciò ad un battle system basato sulla strategia fu difficile. Ma sentivo, sin da quando ho avuto la possibilità di lavorare ad un Final Fantasy, che avrei dovuto prendere tutto ciò che avevo imparato dai precedenti progetti e realizzare appieno questo battle system. Per farlo ho fatto regolari test per controllare se il gioco sembrasse Final Fantasy VII o se avesse troppo action. Siete preoccupati dal fatto che il gioco possa essere difficile per combattimenti strategici in tempo reale? Endo. Per aumentare il livello di strategia c'è bisogno di pensare a quel che succede mentre pensi a come contrattaccare una situazione rispetto al correre avanti ciecamente. Se si vuol mantenere le stesse cose per proseguire nel gioco non c'è molta strategia richiesta, quindi lo abbiamo configurato per far sì che ci fosse bisogno di pensare quali comandi usare e quando altrimenti non sarà possibile proseguire. Tuttavia ci sono quelli che possono trovare ciò difficile, quindi abbiamo aggiunto la difficoltà facile e classica, così che tutti possano godere il gioco. Come avete scelto quali abilità avrebbero dovuto consumare la barra ATB e quali no? Endo. Mi piace pensare che gli attacchi col quadrato facciano meno danni, ma abbiano lo scopo di riempire la barra ATB. Quindi è possibile riempire la barra con attacchi regolari e, come l'originale, usarla per fare danni e recuperare HP. A causa di ciò, magie, abilità, oggetti e così via richiedono tutti la barra ATB per usarli e la strategia giace in cosa si è deciso, se si vuole attaccare, curarsi o meno. Comunque, come avete sistemato il bilanciamento del battle system durante lo sviluppo? Endo. Prima di tutto, abbiamo deciso che tipo di caratteristiche ogni nemico dovesse avere e come le avrebbe recepito il giocatore. Quindi abbiamo dato un'occhiata a come il giocatore avrebbe reagito ai nemici e agli attacchi. Dopo ciò, abbiamo implementato questo a tutti i nemici, ma i modi in cui essi potevano essere contrastati finirono con l'essere troppo pochi, perché spiegammo ogni concetto in dettagli profondi, per non sprecare tempo mentre li realizzavamo. Per aiutarci con ciò, abbiamo ascoltato ciò che gli altri volevano dirci e ridimensionato le cose esagerate e da lì abbiamo sistemato tutto. Punto 7, l'ultimo. Mantenere il feeling di Final Fantasy VII con la podistica, che in giapponese si chiama Walking Mania. Per chi non lo sapesse, è una materia che si trova all'inizio capitolo 14. Nell'originale, quando una materia arriva a livello Master, si divide creandone uno uguale. Perché avete tolto questa feature nel remake? Endo. Perché volevamo mantenere il bilanciamento della difficoltà del gioco. Se le materie si fossero splittate, si sarebbero possedute tonnellate delle più forti materie e ciò avrebbe rotto il bilanciamento da noi deciso. Per prevenirlo, abbiamo tolto questa funzione e limitato il numero ottenibile di certe materie. L'altro motivo era che nell'originale le materie ti permettevano una piena modifica di personaggi, ma questo finiva col dare agli stessi le stesse materie. Volevamo evitare ciò nel remake, quindi abbiamo dato un limite a quante di ogni materia ognuno potesse ottenere e provato a far fuoriuscire le caratteristiche uniche di ogni personaggio. Toriyama. Penso che siamo stati capaci di mostrare le individualità di ogni personaggio in battaglia meglio che nell'originale. Endo. Abbiamo fatto sì che le abilità uniche di ogni personaggio fossero legate al tasto triangolo e le abilità delle varie armi avrebbero avuto le loro feature distintive, sperando che le materie avrebbero aumentato i punti forti o coperto le debolezze. Per quale motivo avete aggiunto uno slot separato per le summon? Endo. Abbiamo limitato ogni personaggio ad una summon e volevamo che ci fosse un po' di strategia nel decidere chi avesse quale materia. Sapevamo fin dall'inizio che ci sarebbero state tante volte in cui le invocazioni sarebbero state limitate, quindi non volevamo che il giocatore soffrisse sul portare o meno una summon, o cambiare costantemente in base a dove avrebbe combattuto, e quindi abbiamo dato loro uno slot specifico.
devo davvero chiedervi della podistica, della walking mania. Toriyama. È una materia che cambia in base al numero di passi eseguiti, quindi pensavamo che fosse noioso darle un nome serio, che eludesse al suo contenuto, e che qualcosa di un po' più divertente sarebbe stato meglio. Quindi l'abbiamo chiamata così. In tutta onestà, l'originale ha molte cose così, stupide, in tutto il gioco. Molti giochi ultimamente sono fissati con l'avere una naming convention seriosa, quindi abbiamo deciso di realizzare qualcosa fuori dalla norma e portare fuori un po' della stupidaggine di Final Fantasy VII all'interno del remake. Concludiamo con gli ultimi due, qualcosa che solo X sa, partendo da Toriyama. La voce che si sente nel video VR, nel Visual Entertainment Floor della Shira, è la stessa dello Shira Kaicho, il middle manager, Heiji Hanawa. Non c'è nulla di ufficiale che indichi che sia stato proprio lui a dar la voce al video, ma è divertente pensarlo così. Diciamo, Toriyama, che tu potresti canonizzarli in qualunque momento, se vuoi, eh? Endo. Quando creai le azioni per quando si diventa rana, volevo che fosse possibile attaccare i nemici da ogni parte, quindi aggiunsi l'attacco con la lingua. Per via di diversi cambiamenti, la lingua della rana finì con l'essere capace di estendersi fino ad oltre 25 metri. Va bene, con questo tutto per quanto riguarda questa intervista e per quanto riguarda buona parte dell'Ultimania. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo al prossimo video!